ragazzi, oggi un video speciale per un giorno speciale, perché è il mio compleanno. Oggi, 18 marzo, è il mio compleanno. Famo 25 anni, se stiamo a invecchiare sempre di più. E sono contento però che in un giorno del genere si torni anche su Clash of Clans. Perché che cosa è successo? Sono riuscito a maxare il mio villaggio, comprese le mura. Ora molti voi potranno dire: ma Gigi, non sono tutte a livello 16? Eh sì, perché praticamente c'è un limite. Come potete vedere, non posso migliorare altri edifici di questo tipo. Soltanto un tot di muri si potevano portare al 16, il resto devono rimanere al 15. Sì, comunque c'è ancora la grafica di Brawl Stars, perché quando ho cambiato PC un paio di mesi fa mi sono perso la grafica di Clash of Clans e la devo rifar fare al mio grafico. Comunque ragazzi, oggi ci andremo anche a shoppare il bundle delle skin dei pittori. Vi ricordo il codice creatore anche su Clans, mi raccomando ragazzuoli, io ci sto continuando a giocare come un pazzo, ogni settimana scade, quindi poi dovete reinserirlo. Andiamo anche a fare gli attacchi della capitale del clan, che ne dite ragazzi? Io direi di sì. Non ve l'ho mai portati, mi sa, in un video. Quindi oggi vi faccio vedere anche come attacco nella capitale del clan. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale se ancora non l'aveste fatto. E siamo sempre più vicini al milione di iscritti. E se volete altri video di Clash of Clans, fatemi sapere sotto nei commenti cosa vorreste vedere. L'unica cosa che ci rimane da maxare, ragazzi, è uno dei famigli, ovvero la lucertola sputaveleno. La lucertola, che però andremo a maxare col martello degli eroi, direttamente col martello. Finito tutto lì. Come vedete, i miglioramenti in corso con i muratori, c'è semplicemente roba nella fucina, quindi questa qua per andare a farmare tra virgolette le gemme della capitale del clan. Per il resto non possiamo più fare nulla. Tra l'altro il villaggio invece secondario è maxato da non so quanti mesi, dato che non aggiungono cose nuove da non so quanto tempo sul villaggio secondario. Hanno detto che durante questo 2023 dovrebbero andare a fare dei ritocchi anche per quanto riguarda questo villaggio, quindi staremo a vedere. Detto questo, raga, io direi ci facciamo i soliti due attacchi normali, poi gli attacchi nella capitale del clan. Ma prima, anzi, direi di andare a shoppare le skin, così almeno attacchiamo direttamente con queste skin. Ed è perfetto, signori. Mi sa che me le ha già selezionate tutte. No, col cavolo, col cavolo. Dov'è la pitrice? Regina pitrice, ragazzi. No, non so se me le ha già selezionate a tutte. Sì, no, col cavolo, ma il re barbaro lo vedevo con il pittore, perché poi in realtà è rimasto così? Vabbè, pittore, scegli. Pittrice, lui ancora no, quindi pittore, scegli. E la campionessa, pittrice, scegli. Perfetto, abbiamo il nostro caro esercito pronto, vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Ok, municipio al di sotto del nostro, ma non sottovalutiamo, non sottovalutiamo, perché è una delle disposizioni che odio di più, questa qui da attaccare. Allora, andiamo con dei bei terremoti qui. Spacca muro qua, spacca muro lì, spacca muro di qua. Perfetto, perfetto. Ora direi di fare una cosa del genere. Ok, sputatronchi reali molto carini, carini qua. E via! Sento l'audio un bel po' forte, ma non so se a voi va bene. Io nel dubbio ve lo lascio, anche se forte, almeno vi sentite bello potente il gameplay. Potere del gran sorvegliante, direi di utilizzare il veleno qui, che ci dà una mano anche con gli scheletrini. L'altra furia la vado a giocare di qua. E le congelamento, ragazzi, le andrò a tenere per questa torre inferno e quello sganciapietre. Non so se riusciamo a fare il 100%, raga. Re Barbaro sta andando giù, campionessa sta andando giù, quindi utilizziamo le varie abilità. Vediamo un po' quello che succede. Sì, vado adesso con la congelamento. Poi aspettiamo un pochino, qua vado di stregone per sfruttare la pulizia del villaggio qui in basso. Ci ha puntato maledetto la regina, eh. Attenzione, no, andiamo a ricongelare così almeno ce la fa fuori direttamente la campionessa. E direi che invece alla fine della fiera siamo riusciti a fare le tre. Attacco Fortunatello. Non sempre mi capita di beccare i villaggi col municipio al di sotto del mio. Anzi, quasi mai. A leggenda quasi mai. Però devo dire che in questi giorni, essendo anche il mio compleanno, quindi stavo pensando di prendermi qualche giorno un po' più tranquillo, dove giocavo anche un po' di meno, e ovviamente faccio festicciuole, pranzi, cene e quant'altro, ho avuto un po' meno tempo per giocare.
e ovviamente io subisco sempre degli attacchi devastanti e quindi adios. Tra l'altro, raga, cosa molto divertente è che io sto continuando a giocare con i soliti famigli, con i primi quattro famigli. Non riesco a capire come sfruttare gli altri famigli, quindi quelli nuovi sostanzialmente, che ho visto che in realtà alcuni essere davvero devastanti, come la Fenice, ma anche Dillo è devastante, Polaris, la Lucertola l'ho visto che è quella un po' meno usata, ma come ho detto sta cosa in realtà magari è quella più utilizzata. Devo cercare di utilizzare di più anche gli altri famigli, ecco. Tra l'altro abbiamo fatto delle missioni, andiamo avanti con le nostre care risorse del pass, ma va bene. Ok raga, vamos con gli attacchi alla capitale. L'ultima volta che ho fatto gli attacchi alla capitale, non so se ve li posso far vedere nel registro, siamo andati molto bene. Registro degli assalti, siamo andati molto bene perché non lo posso, non so come farvelo vedere. Sono riuscito a fare ben 21.000 gemme, che non so poche. Ah, mi fate attaccare direttamente il picco della capitale? Io odio attaccare il picco della capitale, raga. Odio veramente tanto attaccare il picco della capitale. Se avete consigli su come attaccare meglio il picco della capitale dopo il video che state per andare a vedere, scrivetemelo nei commenti. Facciamo una cosa del genere, molto esotica. Anzi, togliamo anche un pecca. Facciamo così e vediamo che cosa succede. Vorrei andare a ripulire la parte sinistra per poi andare abbastanza centrale. Non lo so, adesso vediamo. Ah, vediamo se un barbarello mi riesce a... Vabbè, intanto mi ha spottato quella bomba, che quindi a me va benissimo così. Vediamo se mi riesce a far fuori anche questa casetta. Di poco però, che sfiga, signori. Allora, facciamo una cosa del genere e facciamo una cosa di questo tipo. Poi, andiamo. No, l'ariete mi va di là. Maledetta. Non ha neanche distrutto il muro. Maledizione. Maledizione. Ok, così è un domatore. Almeno andiamo a bloccare quel cannone. Che non ha... No, no, non ci credo. Ma che cosa sta succedendo? Anche il domatore non ha fatto in tempo ad andare a ittare la... l'obiettivo, diciamo così. Abbiamo finito le nostre care arieti. Facciamo una cosa di questo tipo, va? Andiamo di pecca. Andiamo così di domatori di qua. Perfetto. Ok. Andiamo a bloccare la Tesla. Raga, devo fare per forza una cosa del genere. Me li sta distruggendo tutti quel coso lì. La balestra la odio, raga. Pushare contro la balestra è una cosa che odio da morire. Qui non so se riesco a ripulire abbastanza. Ho fatto il mio peggior attacco. Il peggior attacco che io abbia mai fatto nelle nuove capitali dei clan. Cioè, ma proprio una cosa pessima. Ma brutto, 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 eh. Ve lo giuro. Non ho mai fatto... Cioè, ve lo giuro, non ho mai fatto così schifo. Cioè, di solito faccio 17, 18, appunto l'altra volta 21.000. Stavolta primo attacco 1450. Non schifo. Allora, dobbiamo cambiare qualcosina evidentemente. Allora, io ho messo un pecca in più, che magari è un po' più tosto rispetto ai giganti, che mi sono andati giù troppo facilmente. Ok, io nel frattempo mi vado a ripulire un pochettino qui. Va benissimo. Così posso fare una cosa del genere. Una cosa del genere. Vado così. Domatori qui, domatori qui, domatori lì. E uso qua la cura. Altri domatori qui. Ariete lì, perfetto. Così utilizzo un po' gli stregoni. Lì abbiamo un bel po' di barbari. Così, finalmente la balista ce l'andiamo a far fuori. E vado ad utilizzare l'altro potere lì. Raga, per forza. Ma tipo proprio per forza. Così ci andiamo a far fuori alcune delle top difese, raga. Almeno ci andiamo a far fuori alcune delle top difese. E piano piano ci avviciniamo al municipio. Questo già è stato un attacco un po' più decente, un po' più mirato per quello che voglio fare. Più che altro adesso voglio capire quanto riesco a pulire intorno al villaggio, perché comunque riuscire a prendermi più strutture possibili di qua può essere un aiuto. Te prego, domatore. No! Dai, ma che sfiga, ragazzi! Che sfiga! Vabbè. Cioè, raga, alla fine questo secondo attacco non è andato malissimo. E il problema è stato il primo. Il problema è stato di base il primo, dove abbiamo fatto veramente tanto, tanto schifo. Cioè, io vi direi che continuo un attimino così. Continuo un attimino con queste truppe.
coppe. E adesso vi faccio vedere anche il perché, anche se però gli dovrei far fuori anche di qua. Vabbè, vediamo un attimo. Continuiamo così, ragazzi. Io direi che continuiamo così e vado a giocare anche sta sorta di cimitero qua. Faccio fuori le cose così. Fermi tutti. Facciamo così, così. Un pecca di là, un pecca di qua. No, regà, la cura non arriva fino a lì ai domatori. Non ci posso credere. Non ci posso credere che non mi arriva fino a lì la cura dei domatori. Non ho parole. Andiamo un barbarello di là. Ah, già che facciamo fuori il municipio a me va benissimo. Il municipio centrale a me già va benissimo così. Domatori a supporto qui. Domatori a supporto di là. Stregoncino, ma ci hanno già fatto fuori tutto, raga. Ma va bene. Va bene. Va bene uguale. Abbiamo fatto poca percentuale, ma abbiamo tolto il municipio al centro. E se ce lo studiamo bene, ragazzi, secondo me, con un altro attacco, con un altro attacco, forse no. Però forse con un altro attacco e chiudiamo tutto. Però me lo devo studiare molto bene. Forse faccio una bella congelamento stavolta. Allora, ragazzi, proviamo una cosa che mi è venuta in mente e vediamo che cosa succede. Ho messo anche il cannone dei barbari. Ah, io vado a mettere la congelamento qui così, ok? Con un pecca di qua, un pecca di là. I domatori che mi vanno un attimino a ripulire la situazione di qua e di là. Perfetto. E raga, io penso che ce la possiamo fare questa volta. Io penso che c'è... No, non... no. Raga, i pecca sono andati praticamente già giù. I pecca sono andati praticamente già giù. Cioè, questo c'ha... questi c'hanno delle difese altissime, raga. Cioè, delle difese di livello altissimo c'avevano questi qui, raga. Che vi devo dire? Li gioco di là, gioco un fulmine di qua. E almeno così al prossimo attacco riusciamo a farcela. Prossimo attacco di sicuro ce la portiamo a casa. Però dovevo riuscirci in 4 attacchi. Probabilmente se non avessi buttato il primo attacco con quello schifo che ho fatto, ce l'avrei anche potuta fare, sapete? E forse anche questo qui l'ho mezzo failato. Forse anche quest'altro attacco qui l'ho un po' mezzo failato. Perché se l'avessi giocato meglio, come vedete, forse ce l'avrei anche potuta fare, eh? Vabbè, io per adesso queste truppe qua chiaramente le lascio un attimino distruggere e vediamo quanto altro si portano a casa. Raga, ribadisco, se me la fossi giocata leggermente meglio, avremmo chiuso con 4 attacchi e per me era top. Se avessimo chiuso con questi 4 attacchi per me era veramente top. Mannaggia la miseria, di veramente poco, eh. Mancano ancora delle top difese alla capitale, però 5 attacchi sono troppi per la capitale. 5 attacchi sono troppi. Suonano anche le sveglie. Vabbè, raga, attacco con questo. Tanto, cioè, nel senso, a farcela ce la facciamo. Utilizziamo la gelo qui. Vado di un pecca. Vado di un domatore. E qui dovrebbe andare abbastanza easy. Poi pecca, domatore. Cannone di qua. Vabbè, qua no, in realtà era già fatta. Molto easy. Molto... No, raga, c'era una struttura qui. Non l'avevo vista. Vabbè, a posto. Ok, ragazzi, dai. Male, ma non malissimo. Poteva andare peggio. Prossimo assalto. Almeno abbiamo un attacco ancora da fare. Direi di andare proprio sui villaggetti questi qui più scrausetti. E chissà se riusciamo a farcela con un attacco singolo. Qua se fossi un fenomeno ce la farei, secondo me. Però dato che non lo sono, probabilmente non ce la posso fare. Ci provo però, ragazzi. Ci provo. Cioè, vediamo che cosa esce fuori. Sono curioso. Facciamo una cosa di questo tipo. Mettiamo anche subito i pecca. Certo, i giganti comunque secondo me li potrebbero anche un attimino potenziare di più, eh. Io ve lo dico. Secondo me si potrebbe pensare a potenziare un attimino di più i cosi. I gigantelli. Qua già devo usare la cura, regà, non ci posso credere. Non credo ce la faremo a fare sto 100%. Li butto già lì quello là, ma questi stanno andando da quest'altra parte. Io in realtà li volevo mandare di qua, regà. Li volevo mandare da quest'altro lato, raga. Vabbè. Cioè, volevo andare sulla sinistra già per far fuori il cannone.
Però vabbè, almeno ci portiamo a casa il municipio. Lì abbiamo fatto un po' di danni al cannone, però cimitero completamente buttata. A saperlo, me la giocavo di qua, ovviamente. È che io mi ero ragionato l'attacco in maniera completamente diversa. Non pensavo mi girassero subito tutti di là. Ho visto delle difese qua, dico, boh, vabbè, mi gireranno di qua le truppe. Vabbè, un 41% con quasi 3000 gem. Penso sia stata... cioè, veramente, è stata la settimana, il weekend degli assalti della capitale del clan più brutta che io abbia mai fatto. Più brutta! Non ho mai fatto sotto i 15.000 e ho sempre fatto comunque 17-18.000 se non sopra i 20.000. Perfetto! Però, a questo punto, direi che andiamo ovviamente ad utilizzare il tutto per potenziare la caserma dei super draghi. Direi che ci può sta... No, dei maghi? Stregoni? Ma non avevo letto draghi? Però va bene anche gli stregoni. Anzi, utilizzo più... Ah, super stregoni, sì. Ecco, i super draghi stava sotto, raga. Vabbè, sapevo che si stava facendo, ma va bene. E quanto siamo arrivati, tra l'altro, adesso? A 1.175.000, mica poco con i contributi. Detto questo, ragazzi, mi raccomando, un bel mi piace per supportare Clash of Clans. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto. Vi ringrazio già per gli auguri che ovviamente mi farete sotto nei commenti. Per me è tutto, ci troviamo domani con un prossimo qui sul mio canale. Ciao, ragazzuoli!